Buonasera a tutti, bentornati su Metro Napoli Web TV. Buonasera. Consigliere Davide Lebbro, delegato all'urbanistica della città metropolitana. Consigliere, noi come città metropolitana il 28 dicembre abbiamo approvato una delibera che mi sembra di capire importantissima, che finalmente dà le linee di indirizzo per la zona rossa per il rischio vulcanico e per il Vesuvio. Ma di che cosa si tratta concretamente? Ma in particolare noi non abbiamo mai smesso di interloquire con i bisogni, con tutte le comunità e quindi con tutti i sindaci della città metropolitana. E da una sollecitazione del comune di Torre del Greco, in particolare dall'allora assessore urbanistico, ingegnere Gianni Manico, arriviamo alla conclusione che il decreto ministeriale che di fatto poi stabilisce la zona rossa e quindi i comuni che ricadono sulla zona rossa, spieghiamo, la zona rossa è la zona chiaramente a rischio vulcanico, quindi quella su cui magari in caso di crisi il governo e le comunità, quindi regioni, province e i comuni devono intervenire, fino ad arrivare perfino allo sgombero e quindi allo spostamento di intere comunità in alcuni comuni del nord Italia. Ecco, da questa sollecitazione, ma anche dall'aspetto che mi veniva sollecitato, cioè ovvero quello di sviluppo, quello urbanistico, arriviamo all'idea che dovessimo dare degli indirizzi, delle linee guida, perché questi territori hanno dei problemi serissimi. È chiaro che molti di questi comuni hanno, negli anni, hanno avuto un carico insediativo spaventoso, nel senso che c'è stato anche purtroppo episodi di abusivismo enormi, quindi politiche proprio insediative sbagliate. Ecco, quindi ci sono comuni che hanno una densità abitativa incredibile. E chiaramente questo crea dei problemi enormi in una fase di crisi acuta come può essere un terremoto dato da un'erezione. Allora ci siamo posti un problema. Certamente non si può pensare oggi di svuotare questi territori e quindi non fare più nulla. Ovvero, stiamo pensando sempre in condizioni di emergenza. Però la prevenzione non deve essere... L'idea è questa, la prevenzione non deve essere in blocco assoluto. Cioè queste comunità devono continuare a crescere, non in senso demografico, nel senso o insediativo, devono continuare a crescere come sviluppo, nel senso che hanno delle vocazioni che possono essere agricole, che possono essere la coltivazione dei fiori, che possono essere enologiche e che possono essere industriali, perché sappiamo bene che l'area che gira intorno al Vesuvio non è un'area piccola, è un'area molto vasta. Più poi c'è il grande tema dell'altra, diciamo, zona rossa, che è quella dell'area flegrea. Allora ci siamo posti il problema che va ordinato il tutto e anche dal punto di vista sociale bisogna analizzare bene le comunità, comunità per comunità, con le loro vocazioni, perché anche in caso di sgombero forzato, ovvero di spostare intere comunità, non è che possono andare in qualsiasi posto. Cioè si sta pensando anche che il decreto ministeriale, che di fatto un po' di ufficio ha dato in automatismo alcuni comuni del nord d'Italia, probabilmente va ripensato anche questo, cioè vedere le vocazioni. Allora, se una vocazione per esempio è marittima, nel senso che sono comuni che stanno fronte mare, che stanno sulla linea di costa, è chiaro che magari un eventuale periodo di soggiornamento di queste persone è meglio che vanno in comunità che sono più simili, ecco. Ma nello stesso tempo... Quindi chiedo scusa, per semplificare, voi parlate di mappatura. Quindi si stabilirà, secondo questa indagine, uno studio approfondito sia, che verificherà le aree omogenee sia sui sistemi di sviluppo, nel senso di come noi come città metropolitana e come enti locali, comuni, devono affrontare lo sviluppo di questi territori. Chiaramente tutto questo deve essere fatto in una certa maniera, meno consumo di suolo, magari utilizzo degli stessi contenitori che sono lì presenti, e in ogni modo bloccare quello che è una crescita insediativa dal punto di vista residenziale. Però questa va interpretata, perché l'alternativa che si sta ponendo in questi anni, che lamentano i sindaci e le comunità, è il blocco assoluto. Cioè noi siamo di fronte a situazioni per cui, in particolare sul lato che va, diciamo, per esempio il lato del Boschese, al di sopra di quello che è Torre del Greco, Torre Annunziata, tu hai degli episodi stranissimi in cui magari chi coltiva i fiori non ti può fare il piccolo deposito per gli attrezzi per coltivare, e questo poi sono quegli eccessi che non servono a niente, perché poi è ancora peggio se il decreto alla zona rossa vuol dire anche la distruzione dello sviluppo di questi territori. Tu
Ecco, noi ci dovremmo porre un problema serissimo, cioè quello che abbiamo svuotato di funzioni questi territori, abbiamo svuotato di quello che è una dimensione o agricolo o industriale e di fatto abbiamo impoverito un territorio. Allora, come coniugare queste cose? Abbiamo cercato attraverso queste delibere di dare degli indirizzi, ma è solo l'inizio, perché il primo step vero è quello di uno studio a tema, area per area, per cercare di capire poi qual è la vocazione di questi territori e quindi cercare in maniera sana di bloccare speculazioni edilizie, ma di utilizzare quel territorio al meglio consumando quanto meno suolo possibile, che è anche uno dei principi del PTC che abbiamo presentato nell'ultimo anno. Consigliere, i cittadini saranno di fatti coinvolti poco, è evidente in un tipo di intervento del genere. Ma le comunità locali, i sindaci, i consigli comunali, in che modo parteciperanno a questo processo di identificazione, di mappatura del territorio e anche di individuazione di sviluppo? Io credo che loro sono protagonisti, perché questa delibera, come onestamente dicevo all'inizio, parte da sollecitazioni di enti locali. Quindi loro sono protagonisti, prima cosa, in una fase loro di studio, cioè di compatibilità, sia per il problema dello spostamento in casi estremi di quello che è la popolazione, e sia per quale è la loro vocazione, se è turistica, se è industriale, se è agricola, se è enologica, ce ne sono tante, se è archeologica, no, come altri siti. Loro sono protagonisti, infatti l'invito è questo, la città metropolitana funziona se gli enti locali si rendono anche protagonisti di una fase di impulso. Non può essere solo la città metropolitana che magari delibera, magari dà degli indirizzi e poi finisce qui. No, ci deve essere una partecipazione. Io credo che il legislatore, uno degli aspetti più importanti che ha creato è proprio la conferenza dei sindaci. La conferenza dei sindaci dovrebbe discutere di questi temi, anche perché la zona rossa... Però noi sappiamo che alla città... Che viene disertata spesso. Allora, è chiaro che se vogliamo approfondire questo aspetto che è un po' più politico, è chiaro che l'elezione non diretta del sindaco metropolitano, del resto condivisa anche dallo stesso nostro sindaco che ha approvato insieme a noi il primo statuto della città metropolitana, è un aspetto che ha allontanato le comunità locali. Io spero che questo disagio venga colmato anche a livello governativo. Sappiamo bene che non è bastato fare uno statuto che preveda l'elezione diretta del sindaco, ma è necessario che il governo in maniera legislativa modifichi la legge e quindi ci dia questa possibilità, perché quello è l'unico sistema per riavvicinare una sensibilità degli enti locali verso il governo dell'ex provincia. Però io credo che questa è una dei dibattiti interni all'ANCI, i dibattiti fra sindaci metropolitani, credo che questo sia emerso, cioè sicuramente il prossimo governo metterà mano a una revisione, si è fatto una specie di sperimentazione in questi 4 anni, credo che sia venuto il momento di mettere mano. Però ci tengo a dire che noi tentiamo effettivamente di assistere gli enti locali, l'abbiamo fatto oltre col PTC, con l'housing sociale, dove abbiamo dato gli indirizzi di come i comuni devono affrontare questo problema. Adesso lo stiamo facendo in maniera più particolare per le zone rosse, ma continueremo su questa scorta, cioè la città metropolitana a servizio degli enti locali, cercando di aiutare proprio le istanze degli enti locali. Un'ultima domanda, noi qualche tempo fa proprio qui abbiamo annunciato la pubblicazione del PTCP, sì, e abbiamo detto che dalla pubblicazione c'è un termine entro il quale i comuni possono dare delle... Metà febbraio. Metà febbraio, ecco, avete già analizzato le richieste, sono già in lavorazione, a che punto siamo? Cioè fondamentalmente c'è questa partecipazione dei comuni? Lo stato dell'arte, sì, la partecipazione c'è enorme, stanno arrivando moltissime osservazioni, la fase di studio non è iniziata, però chiaramente gli uffici stanno già guardando le carte per vedere effettivamente quali comuni stanno partecipando. C'è stata una partecipazione massiccia, io invito ancora di più i comuni a partecipare, stiamo anche cercando su istanze di alcuni comuni di prorogare il termine delle osservazioni, chiaramente se sarà possibile a norma di legge, proprio per dare la possibilità di una larga partecipazione. Abbiamo fatto delle riunioni con tutti i comuni della città metropolitana per spiegargli nel dettaglio come devono affrontare questa fase. Credo che solo una ventina di comuni non abbiano voluto partecipare, lunedì alle 10:30 ci sarà un'ulteriore riunione con questi comuni che per ragioni tecniche, mi spiego meglio, ci fu una tempesta di mare e l'intera isola di Ischia non partecipò, e sono 5 comuni, quindi questi comuni noi colmeremo questa lacuna e li vedremo da vicino lunedì prossimo.
Però io so che associazioni di categorie, unioni industriali, ACEN, Camera di Commercio, Confesercenti, sono tutti interessati, perché chiaramente attraverso queste osservazioni si partecipa alla pianificazione del nostro territorio. Quindi è un aspetto molto importante. Io, chiaramente è un iter che è solo iniziato, però io mi posso ritenere già soddisfatto, perché non ci sono stati degli attacchi, ecco, né strumentali né politici. Cioè, ecco, il fatto che l'unica provincia che non avesse ancora un piano territoriale ha presentato oggi un piano territoriale, ha rappresentato secondo me un risultato già raggiunto. Mi auguro che questa partecipazione sia proficua e quindi si arrivi poi a un atto condiviso, perché non lo dimentichiamo che dopo le osservazioni c'è la grande conferenza di servizi con tutti i sindaci del metropolitano, e poi quell'atto arriverà in consiglio metropolitano per avere... E nella conferenza? Prima della conferenza, sì, conferenza dei sindaci. Però chiaramente nell'iter del PTC assume molta importanza la conferenza dei servizi con tutti i sindaci metropolitani, dove potranno emendare, suggerire, bocciare eventualmente. Dopodiché si arriva al consiglio metropolitano, conferenza dei sindaci e consiglio metropolitano, dove potrà essere ulteriormente emendato, rivisitato per quello che sono le sensibilità di tutti i gruppi politici, e poi spero che si arrivi a un atto condiviso e finalmente la città metropolitana, che dico molto spesso ex provincia, perché non è un problema né una cattiva parola, anzi è stato un processo di costruzione di un ente importante, possa arrivare a un atto condiviso di pianificazione tanto voluto, perché ne abbiamo bisogno. Non si può non tenere una pianificazione in un territorio così vasto e così importante per il Mezzogiorno d'Italia. Allora noi l'aspettiamo subito dopo la prima step, quando saranno arrivate le cose ci rivediamo qua e faremo il punto. Con grande piacere. Grazie a tutti.